Bene, intanto faccio qualche preambolo per spiegare un attimo l'argomento e qual è il contesto. Ieri si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico un confronto importante con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, con il quale abbiamo condiviso un importante appuntamento dedicato alle regioni, in particolar modo alla Commissione Attività Produttive, che è una commissione in seno alla Conferenza delle Regioni. E per la prima volta, insomma, c'è stato un impegno del Ministro direttamente ai lavori, e insomma, un fatto non comune rispetto a quanto è accaduto finora. È stato particolarmente attento e puntuale alle richieste delle varie regioni, dei vari assessori regionali che hanno partecipato ieri. E sia a me che al presidente Acquaroli faceva molto piacere così dare notizia di quanto si era detto, anche perché insomma, tanti cittadini colpiti dall'emergenza sanitaria sono anche preoccupati dell'andamento economico, delle ripercussioni sull'economia e quindi a fianco alla crisi sanitaria, ovviamente è necessario tenere presente quello che sta accadendo nell'economia reale, nelle imprese, per poter garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e fare in modo che la contrazione del prodotto interno lordo non venga in qualche modo aggravarsi sulla nostra economia reale. Ci sono alcuni settori che sono colpiti ormai in modo stabile da circa un anno, da oltre un anno, quindi è chiaro che è necessario, oltre ad affrontare con coraggio e impegno la crisi epidemiologica, dal punto di vista sanitario è necessario anche mettere in campo delle risposte sul piano economico e che possono in qualche modo così rafforzare il tessuto. Quindi, mentre insomma, così aspettiamo che arrivi il Presidente, vorrei, ecco, dare qualche elemento in più. Gli argomenti di cui abbiamo parlato sono stati diversi, sono stati diversi tra loro, quindi ci faceva piacere dare notizia ai nostri concittadini, far sapere quello che si sta facendo con un impegno, insomma, pressante verso il Ministero, perché verso tutti i ministeri, ma in particolar modo anche quelli verso i settori economici. Le collaborazioni con il Ministero dello Sviluppo Economico possono essere davvero tante, su molti fronti, peraltro, perché sono sullo sfondo la Next Generation, che è in qualche modo una grande opportunità, che abbiamo detto tutti quanti ieri con molta franchezza, riguarda l'Italia, riguarda soprattutto le regioni per la loro applicazione, e in passato, dobbiamo dirlo francamente, non c'è stato il coinvolgimento delle regioni, quindi in qualche modo è senz'altro necessario cambiare il passo e fare in modo che le regioni siano protagoniste di quelle che sono le collaborazioni per l'Agenda 2030, per il Recovery Plan, perché non potrebbe essere diversamente. Anche il ministro, ma tutti quanti noi abbiamo verificato nei mesi scorsi che il governo precedente, insomma, su questi temi non è entrato nello specifico, e su molti argomenti le regioni ancora sono all'oscuro di quali saranno gli scenari e le modalità con cui verrà calata questi fondi straordinari. E inoltre c'è tutto il tema del finanziamento ordinario del PORFES, e anche questo è un argomento molto importante e molto delicato. Quindi su tutti questi temi è necessario un coinvolgimento forte del governo, insomma, ecco. Che tutte le regioni hanno più o meno ribadito questa cosa, e diciamo, lo sfondo di questi argomenti che abbiamo trattato ieri sono stati, da un lato, le risorse finanziarie straordinarie, appunto il recovery. Da un lato la programmazione dei fondi ordinari e poi il tema del sostegno alle imprese per diciamo così, le contrazioni causate dalle restrizioni da Covid. Quindi questo è stato un po' il focus fatto ieri, a cui hanno partecipato tutte le regioni, ripeto, insieme al ministro Giorgetti.
Sì, avevo appena iniziato a spiegare qual era il contesto. Ieri c'è stato un incontro importante che volevamo dare notizia sia del ruolo che della posizione che ha tenuto la Regione Marche nel confronto con il ministro Giorgetti sulle attività produttive in generale e sulle proposte in particolare che abbiamo fatto. Cioè, mi faceva piacere, ecco, dopo che magari, ecco, fa pure tu l'introduzione, poi io spiego un po' quello che è emerso dal tavolo. E quello che abbiamo riportato ieri sono le istanze che il presidente Acquaroli e la giunta hanno raccolto in questi mesi anche con gli incontri con gli imprenditori. Sì, io ringrazio innanzitutto il vicepresidente Carloni per l'impegno che sta dimostrando da presidente della commissione sul tavolo delle regioni, perché è un impegno importante, soprattutto determinante in un ruolo, in un momento così complicato e complesso, dove le aziende cercano nelle regioni un'intermediazione per poter parlare con il governo centrale. Quindi il suo ruolo è un ruolo che oggettivamente da Presidente di Commissione rende la nostra regione centrale nelle dinamiche nazionali, è un ruolo che è fondamentale non solo per la nostra regione, ma soprattutto per le categorie che noi cerchiamo di rappresentare sul tavolo della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. Il lavoro che è stato svolto in questi mesi è stato un lavoro di ascolto, di concertazione laddove è stato possibile, e di interlocuzione con il governo centrale. Anche l'altro giorno avevamo qua, nella piazzale antistante il Consiglio regionale, una manifestazione di commercio ambulante, avevamo che sono in una crisi gravissima, ma abbiamo recepito tanti input da parte di tantissime associazioni di categoria, artigiani, parrucchieri, estetiste e tutta una serie di imprese che sono fiaccate da quest'anno di pandemia, che sono purtroppo anche duramente colpite dalle chiusure praticamente della terza ondata, dell'ultimo mese. Da noi in alcune province i provvedimenti sono arrivati ormai da 2 settimane, nella provincia d'Ancona è praticamente oltre un mese di restrizioni e è importante in questo momento che ci sia un rapporto costante con il ministro e è importante che ci sia un rapporto costante con il governo che possa far arrivare tutte queste richieste, queste legittime aspettative al tavolo del governo centrale per riuscire a tradurle in risposte adeguate rispetto alla crisi che noi viviamo. Quindi un ringraziamento lo voglio fare veramente e sinceramente a Mirko Carloni per il lavoro svolto. Abbiamo Mirko tante cose, oggi ho incontrato altri mondi che ci chiedono un'interlocuzione forte, credo che quanto prima dovremo mettere in campo anche nuovi tavoli per riuscire a recepire veramente le richieste che ci sono tantissime, perché da una parte c'è la paura di non farcela, dall'altra parte c'è la voglia di ripartire. Quindi dobbiamo essere noi il collante in questo momento che possa veramente rappresentare quel valore e quelle risposte a tutti i mondi che guardano a noi come interlocuzione territoriale. Quindi io do la parola a te, che puoi riassumere quella che è stata la richiesta della nostra regione e l'andamento della commissione che tu ieri presiedevi. Grazie. Grazie Presidente, veramente sono onorato di quello che hai detto. Io ho cercato di fare la sintesi su tanti argomenti e c'è un lavoro molto di stretto contatto. Il Presidente Acquaroli è particolarmente preciso, quindi ogni tanto mi dà, cioè, argomenti perché entra nel particolare, conosce nello specifico le vicende di tante aziende che noi cerchiamo con quello che possiamo, con quello che sono i nostri strumenti di rappresentare e di così portare l'attenzione del governo. Ieri l'abbiamo fatto in modo molto forte, intanto dicendo con molta franchezza, senza tanti giri di parole, che sul piano Next Generation e quindi su tutto il tema del Recovery Fund, al di là di milioni di ore di riunione, non c'è stato un coinvolgimento vero e proprio delle regioni, perché credo che valga per me, ma vale per tutti gli assessori regionali e a parole anche
anche per tutti i presidenti, nessuno aveva capito dal precedente governo quale fosse la modalità con cui si interveniva e quale doveva essere il ruolo delle regioni rispetto alla programmazione di queste risorse. E quindi credo che invece le regioni abbiano un ruolo molto importante e Giorgetti ieri lo ha riscontrato a tutti quanti noi. Occorre dire con chiarezza che il lockdown ha creato degli effetti economici devastanti perché non si può più parlare di emergenza, in quanto un'emergenza ha un carattere temporaneo. Un anno di chiusure, restrizioni è un fatto ormai stanziale e strutturale, quindi non possiamo più parlare di emergenza. Il ristoro rispetto al fatturato, ieri lo abbiamo detto un po' tutte le regioni, ma anche, devo dire, Giorgetti su questo è stato molto chiaro. Si è scelto di parlare della diciamo perdita di fatturato per riconoscere un risarcimento perché probabilmente con l'Agenzia delle Entrate e Sogei erano in grado di fare i conteggi rapidamente e riscontrare la richiesta fatta dagli operatori. Però è chiaro che, lo abbiamo detto tutti molto chiaramente, è necessario fare un altro decreto e verrà fatto da quello che ci ha detto ieri. Ed era una delle notizie più importanti che ieri sono emerse da quello che ci ha detto ieri il ministro Giorgetti, ci sarà un ulteriore decreto ad aprile perché debba contenere tutto ciò che non è stato compreso in questo, cioè la perdita di fatturato non basta perché ci sono costi fissi e in particolare ci sono alcuni settori che non hanno avuto perdita di fatturato, ci sono alcuni settori che sono stati semplicemente azzerati e quella sofferenza che sta diventando oltre che economica anche psicologica va gestita con maggiore impegno e con maggiore determinazione perché altrimenti ci troveremo finita la crisi epidemiologica ad avere la più grande regressione economica. Quindi serve intervenire strutturalmente. Ci sono palestre chiuse che hanno, oltre a delle perdite garantite da oltre un anno, hanno anche il fenomeno dei debiti verso i propri clienti perché magari quando riapriranno dovranno ripagare gli abbonamenti ai loro clienti, quindi il danno è la beffa, così come gli ambulanti o i bar, i ristoranti, tutto il settore, settore fieristico e degli eventi che non è in ginocchio ma è stato completamente azzerato. Quindi rispetto a questo certamente la perdita di fatturato non è più sufficiente, questo deve essere il primo concetto che è quello che abbiamo chiarito ieri. Oltre a questo ci deve essere una diversa valutazione del rating per l'accesso al credito, altrimenti è evidente che se entrano in vigore le norme sulla valutazione del merito creditizio, così come l'Europa sta imponendo, questo ulteriormente aggraverà quello che può essere già così difficile per conto proprio e molte banche oggi, nonostante le garanzie, nonostante il SACE, nonostante i confidi e tutto quello che anche noi abbiamo messo in campo come regione, non danno credito, non danno soldi. Anche per evitare ulteriore indebitamento. Quindi l'intermediazione, come diceva giustamente Accoroli, delle regioni oggi è fondamentale perché probabilmente siamo quelli che sono nella frontiera e ascoltano le imprese nel loro momento più difficile. Ho fatto presente al ministro che abbiamo due temi molto importanti, noi nelle Marche, ma in generale tutte le regioni come la nostra, dove abbiamo bisogno di una crescita dimensionale delle imprese attraverso una progettualità che è quella delle filiere su cui noi stiamo lavorando col Presidente Acquaroli e questa giunta sta decidendo importanti misure per sostenere le filiere, quelle presenti che possano crescere, possano avere un rafforzamento anche patrimoniale attraverso il rating di filiera, possano avere una capacità di fare trasferimento tecnologico e specializzazione intelligente all'interno delle proprie crescite a filiera, appunto. E poi c'è tutto un tema sul reshoring dove crediamo tanto e se ci danno la possibilità di avere dei fondi strutturali più efficaci, sicuramente il tema dei nuovi investimenti, di attrazione di investimenti può essere davvero, davvero importante anche per noi. Questo per la Regione Marche in particolar modo passa per la defiscalizzazione. Ho fatto presente che nel Decreto Sud abbiamo dei comuni che confinano con le Marche che hanno un vantaggio fiscale e noi non lo abbiamo. Quindi questa è una competizione sleale da parte di molti territori che sono al confine con la nostra provincia di Ascoli e ci danneggia in modo particolare. Senza contare che noi avremo bisogno progettualmente di valutare una zona economica speciale per connettere l'interporto con il porto perché sarà un tema che creerà tantissima possibilità di industrializzare i nostri processi innovativi.
E non per ultimo, ma l'innovazione tecnologica. Abbiamo tutto in DAD, abbiamo tutto in remoto, ma il ritardo di oltre 3 anni che abbiamo nella banda ultralarga è qualcosa su cui il Ministero deve farsi carico. E ieri, devo dire, Giorgetti su questo non solo era molto preparato, ma ha dato ampia disponibilità. Inoltre, per gli ambulanti dobbiamo chiudere. Abbiamo dei settori che hanno il danno e la beffa, cioè non solo sono in grande difficoltà, li abbiamo fatti chiudere, ma hanno anche il rischio della Bolkestein che potrebbe così decapitare anche il sistema degli ambulanti per delle regole assurde che in questo momento credo che non sia nemmeno il caso di discuterne. Quindi dobbiamo assolutamente recuperare il senso anche del rilancio economico e del progresso economico che in questo momento sta mancando. Per quanto ci riguarda, una delle cose che abbiamo chiesto al Ministro è che sui patti di sviluppo si possa continuare a lavorare, perché una delle cose più significative che noi possiamo fare per quelle aziende che vogliono investire, nelle Marche ce ne sono diverse che stiamo proponendo, si possano continuare a fare i piani di sviluppo dove c'è una negoziazione diretta con l'impresa che vuole sviluppare, che vuole crescere, vuole fare assunzioni, e siamo noi come regione a trasmettere questi progetti industriali e finanziarli direttamente dal MISE e dalla regione. Questi sono degli strumenti che ci permettono di crescere. In modo particolare e precipuo per le Marche abbiamo pensato a un progetto di filiera su cui lavoreremo utilizzando, se il Ministro in questo ci aiuterà, proprio il recovery oltre al finanziamento ordinario. Quindi questo è stato un po' sono stati i temi trattati. È stata una riunione molto lunga, ogni regione ha partecipato, e quindi se ci sono delle domande io sono qua a disposizione, e ringrazio ancora il Presidente per le parole che ha detto. Mirko, io devo raggiungere l'ufficio che ho un'altra riunione. Mi senti? Dopo ci sentiamo telefonicamente, ok? Grazie. Grazie. Prima che va via posso farle una domanda? Sì. Come sa, contemporaneamente è in corso anche la conferenza stampa del Premier. Fra sì. Le come dire, notizie che ha dato, le chiedo di commentare due cose. La prima, Draghi dice nessuna minaccia alle regioni, ma dobbiamo lavorare insieme, che è un po' in sintonia con quello che lei ha detto aprendo questa conferenza stampa. E la seconda cosa è sui sanitari non vaccinati. Lui dice non va bene, il governo interverrà. Le chiedo cosa pensa di queste due cose. Grazie. Ah, guardi, innanzitutto sulla sinergia istituzionale è necessaria. In questo momento noi dobbiamo necessariamente fare squadra, non solo fra le istituzioni, ma con le categorie, perché dobbiamo assolutamente essere in grado di supportare il mondo sia il mondo della sanità, la capacità di risposta sanitaria alla pandemia, sia dall'altra parte dobbiamo essere in grado di sopportare le imprese e il mondo del lavoro che vivono una situazione di disperazione assoluta. È un momento difficile, c'è un'esasperazione importante, e quindi la filiera istituzionale deve cercare di essere il più possibile responsabile, meno polemica possibile. Poi è chiaro che ognuno può pensarla anche diversamente rispetto agli altri, però la capacità di riuscire a rappresentare in maniera alta e forte il senso delle istituzioni credo che questo sia, in questo momento sia importante. Fermo restando che questo deve avvenire in un dialogo, in un confronto dove ci possono essere anche delle critiche propositive e positive. Quindi io non credo che quando una parte può rivendicare o suggerire o muovere una critica lo faccia con un senso, diciamo, di attacco, però è importante che la filiera istituzionale sia all'altezza. Dall'altra parte, rispetto alla vaccinazione dei sanitari, io sono dell'opinione che in questo momento il vaccino rappresenta una grande arma per arginare il virus e per cercare di dare un forte respiro alla sanità e anche una possibilità di rilancio della grave crisi in cui sta piombando tutto il mondo, e soprattutto il mondo dell'imprenditoria, e il mondo delle partite IVA, il mondo dei commercianti, degli artigiani, del manifatturiero. Ecco, abbiamo citato prima la vicenda del commercio ambulante. Ecco, veramente mondi che ormai
purtroppo nell'ultimo anno non hanno potuto lavorare, non hanno potuto avere una continuità, ma penso alle palestre, penso alle piscine, penso al mondo delle cerimonie, allo spettacolo. Veramente c'è una grandissima difficoltà. In questo senso il vaccino rappresenta sicuramente una speranza, però in Italia non c'è l'obbligo di vaccinazione e credo che solo il governo centrale e solo le istituzioni sanitarie nazionali possono dirci se e come può esserci un obbligo vaccinale. Non è sicuramente una regione che può arrivare con i nostri strumenti a fare un'affermazione come questa. Poi quindi aspettiamo anche di comprendere quelle che sono nel dettaglio le idee che il Premier Draghi potrà fare e poi valuteremo casomai i singoli provvedimenti, ma è difficile esprimersi su qualcosa di aleatorio in maniera precisa. Prego Alessandra. Volevo capire invece, dunque avete parlato di una proposta di filiera, mi pare di capire, qual era? Sì. Abbiamo parlato di una ipotesi che possa essere quel rafforzamento dimensionale e quella crescita per il nostro sistema produttivo, creando una sorta di nuovo modello economico, cercando di individuare quelli che sono gli ecosistemi economici più strutturali, dove c'è un leader che possa generare una filiera produttiva e intorno a quella creare un rafforzamento sia dal punto di vista logistico, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del trasferimento tecnologico attraverso quella che è la ricerca applicata e quindi in qualche modo creare innovazione di nuovo prodotto, di processo dentro una filiera. Io credo che questo sia il modo migliore, non solo io ma lo credono un po' tutti anche gli esperti, il modo migliore per rafforzare ciò che noi abbiamo nel nostro sistema economico e farlo crescere, farlo uscire dalla fragilità. Scusa, c'è un settore specifico? Ci sono più settori, quelli che abbiamo per ora individuato, ma ovviamente è aperta la discussione, è primariamente la meccatronica, secondariamente il fashion, terzo il food. Grazie. Grazie Alessandro. C'è qualcun altro? Sì, Fabri, dire. Mi stavo preoccupando che non sentivo la domanda. No, una domanda per capire, visto che aspettavate anche il decreto sostegni per valutare diciamo quali misure dal punto di vista della regione adottare. Ieri Castelli è uscito con un comunicato dove parlava di 15 milioni per sostenere il lavoro nelle aree di crisi industriale, nelle zone del sisma. Avete un'idea del monte complessivo di risorse di cui potrete, l'ordine insomma di risorse di cui potete disporre per sostenere imprese e famiglie colpite dall'emergenza e quali sono le linee prioritarie in cui indirizzarle? Ora, intanto Luca, il governo come hai visto insomma, ha fatto una scelta di utilizzare l'Agenzia delle Entrate, infatti in particolar modo Sogei, che interverrà direttamente con il discostamento di bilancio per finanziare sulla perdita di fatturato. Quindi per ora non ci è stata data nessuna risorsa per far fronte alle perdite o a un ristoro, perché è una cosa che fa direttamente lo Stato. Io mi auguro anche da quanto è emerso ieri, perché non era ovviamente una posizione mia e della regione Marche, ma di tutte le regioni in generale, che venga, questo coinvolgimento sia reale, fattuale e che passi anche per un passaggio con le regioni sulla scelta di quali settori finanziare, perché ogni regione è diversa dall'altra e senza il coinvolgimento reale, non così, non fittizio e faticoso, anche perché si rischia di disperdere risorse e magari ci potrebbero essere delle opportunità che non vengono colte. Comunque la risposta è non abbiamo in questo momento avuto notizie di quanti di risorse da dare alle regioni. Io mi collocavo, come dicevo prima, il tema filiere sul recovery, sulla pianificazione della Next Generation. E in modo particolare mi piacerebbe con il ministro parlare di questi progetti industriali di filiera per
fare sinergia, mettere risorse regionali, risorse ordinarie dell'Europa e straordinarie dell'Europa con il recovery, perché credo che solo rendendo più competitivo il nostro sistema produttivo e trasformando il compotertismo in un sistema diverso possiamo attrarre nuovi investimenti e percorrere al contrario questa desertificazione industriale. Mi spiego. C'è un esempio che io sto prendendo ad esame, che è quello della Toscana, dove hanno creato una filiera del fashion, che per alcuni versi è analoga alla nostra, anche se meno parcellizzata, ma non ha la stessa sapienza artigianale che c'è a Fermo e ad Ascoli, e in parte a Macerata, e questa filiera ha saputo mettere insieme talmente tante esperienze e ha messo insieme dei costi, ammortizzandoli soprattutto in termini di logistica, di innovazione, di professionalizzazione del personale, che oggi quella filiera, quell'ecosistema, Luca, sta favorendo nuovi investimenti, cioè aziende dall'estero dicono vado a investire nella zona del fashion in Toscana perché trovo un habitat, un ecosistema dove c'è tutte le competenze e c'è un valore diffuso che si riesce a portare dentro i propri prodotti. Bene. Allora io vi ringrazio, se potete ecco, aiutarci a far sapere insomma, che stiamo lavorando sui temi economici senza sosta. E quindi grazie del vostro lavoro e buona serata.